Antonella Fiordelisi e Edoardo Donna Maria si sono lasciati? È la domanda che molte persone si stanno facendo in queste ore di tempo. Si rincorrono infatti dei rumors, delle voci di corridoio su voci di corridoio. Secondo infatti qualcuno, sembrerebbe che la coppia si sarebbe lasciata. In questo video di oggi vi do la mia opinione, sia nel caso in cui la coppia si fosse lasciata, eventualmente parlando, sia nel caso in cui la coppia stia ancora insieme. Io ovviamente spero, auspico che la coppia sia ancora insieme, siano ancora legati, sia l'uno che l'altra, sia l'altra che l'uno. Nel caso in cui fossero divisi, o meglio, nel caso in cui si fossero lasciati, beh, la mia opinione è molto triste. Perché? Perché mi piacciono entrambi, trovo infatti che sia Edoardo che Antonella siano una coppia perfetta, una coppia ben collaudata, dove all'interno del GF VIP si sono fatti notare per quell'amore intenso e per quella, chiamiamola, piena elasticità mentale che entrambi vanno a godere, vanno ad avere. Quindi, e poi la trovo una coppia molto dolce dal mio punto di vista, secondo la mia opinione. Va bene? Nel caso in cui invece si fossero divisi, separati, lasciati, beh, lasciatemi dire che sono molto triste. Perché? Perché la trovo una coppia pienamente responsabile, una coppia pienamente dolce. Io mi ricordo quando vidi su Instagram il cuore e la bella D'Antonella seduta e i cuori in camera grande, cuori forse per la festa di San Valentino, e quel bel bacio che ci fu tra i due, segno evidente di un amore forte, di un amore profondo, di un amore rassicurato, consolidato. Ok? Ora ripeto, non so e non mi intrometto nella loro privacy se sono fidanzati ancora oppure no. Ripeto, dei rumor sul web ci fanno sapere che probabilmente si sarebbero lasciati. E ripeto, se questo fatto venisse confermato, io ve lo posso garantire, sono molto triste e turbato, perché ripeto, trovo che la coppia sia ben collaudata e sia una coppia stupenda, magnifica e straordinaria. Mia opinione. Bene, lascio a voi il compito di dirmi sì, caro narratore, ossia Leandro, la coppia si è lasciata, oppure no, caro narratore, hai sbagliato, hai preso un granchio, la coppia non si è lasciata. Faccio presente a tutti, io non sto dando la loro privacy, ho espresso solo la mia opinione, il mio punto di vista. Dal vostro Leandro, narratore italiano è tutto, iscrivetevi al canale, commentate. Forza Antonella, sei meravigliosa, forza Edoardo, sei straordinario.